Don Lodovico Pavoni, un santo della misericordia. 200 anni fa, Lodovico Pavoni, in Brescia, raccattava ragazzi poveri, abbandonati e perduti, deciso a restituirli a loro stessi e alla società. È convinto che ogni persona ha una sua dignità ed è amato da Dio. Tanti orfani e sbandati finiscono in città, ieri come oggi guardati con sospetto o indifferenza. Pavoni ha lo sguardo lungo, lo sguardo della misericordia. Per restituire quei ragazzi a se stessi e al mondo occorrono due cose. Una famiglia, per apprendere l'alfabeto dell'amore di cui tutti abbiamo bisogno. Una professione, perché l'uomo, senza lavoro, è un uomo privato della sua dignità. È così che Don Pavoni si inventa i maestri artigiani, i frati operai, trasforma l'oratorio in bottega, dove preghiera e lavoro si intrecciano. Sono i futuri artigianelli pavoniani, i figli di Maria Immacolata. La masnada di ragazzi scalzi e straccioni che nel maggio del 1812 il Pavoni aveva cominciato ad accogliere a Sant'Orsola nel nuovo oratorio di San Barnaba si trasforma in una truppa di abili apprendisti. La tipografia dei ragazzi di San Barnaba in pochi anni diventa tra le più raffinate d'Italia. Si dà da fare per ingrandire e per trovare una sistemazione ai sordomuti. Per loro trova una casa a Saiano. Una vita precaria e a tempo pieno per i giovani non poteva avere che un finale burrascoso. Pavoni muore nell'ultima delle sciagurate 10 giornate di Brescia, dopo essere fuggito sotto un nubifragio con i suoi ragazzi verso Saiano, mentre Brescia viene cannoneggiata dal generale Haynau. Un santo della misericordia avrà ringraziato Dio per la salvezza dei suoi ragazzi e chiesto perdono per le belve umane. Tempi terribili, tempi così diversi, eppure così simili ai nostri.